the moment that we are all gathered together, we have the honor, the pleasure, the satisfaction, l'onore è tutto nostro di avere qui fra noi il sindaco del comune dell'anno 2014. Sono rimasto un po' indietro io, eh? Ok, gli anni passano anche per me. Ok, comune dell'anno 2014, Castellini, rappresentato degnamente dal sindaco dottor Francesco Quadrini. La parola al sindaco di Castellini e vi pregherei cortesemente di ascoltarlo con attenzione, perché non c'è niente di più dispiacevole quando una persona parla e nessuno l'ascolta, tutti parlano fra di loro. Quando io ero presidente di questo club, dicevo sempre, parla un asino alla volta, a questo momento l'asino sono io e voi state tutti zitti per favore. Vi prego, facciamo onore al sindaco di Castellini con la massima attenzione. Grazie e buonasera a tutti, carissimi amici del Ciociaro Club di Windsor, carissimi compaesani ciociari del Canada. Vi ringrazio per la fantastica accoglienza che ci avete riservato. È per noi un onore ed un immenso piacere trovarci qui a ritirare il premio di Comune dell'anno 2014. Vi ringrazio, oltre che a titolo personale, anche a nome dell'assessore Marco Fiorini, che con me condivide l'attività amministrativa del Comune, della banda, di tutti i componenti, il professor Emilio Fiorini, il presidente Davide Di Folco. Vi porto anche i saluti del Consiglio regionale del Lazio tramite l'onorevole Buschini, che ha cofinanziato la trasferta della banda qui in Canada, e del presidente della provincia di Frosinone, il dottor Giuseppe Patrizzi. Però vi dico, è una grande emozione parlare davanti ad una sala così gremita, ma vi posso garantire che non siamo soli, sono qui insieme a noi, anche se solo virtualmente, moralmente, altri 3.500 abitanti di Castelliri che vi ringraziano per la grande opportunità che ci avete dato. Sono e sarò sempre grato a tutti coloro che ci hanno reso possibile questa fantastica iniziativa. E vorrei un grande applauso per il presidente del Ciociaro Club, Giulio Malatrucco, il vicepresidente, l'infaticabile Nazareno Conte, e tutti i componenti del direttivo. Saluto le autorità presenti, il rappresentante del governo canadese che mi ha preceduto, Jeff Watson, il vice console, la signora Liliana Scotti Busi, il sindaco della città di Tecumseh, Gary McNamara, gli amici castellucciani arrivati da Toronto. Grazie a tutti voi presenti che onorate oggi la nostra festa. È dal 2009 che ho l'onore e il piacere di essere sindaco di Castellini, una cittadina di 3.500 abitanti, come vi ho detto prima, situata nella Valle dell'Iri. Vi racconto brevemente la nostra storia. Già dal nome Castelliri, Castello sull'Iri, si capisce che il paese è arroccato all'interno di alcune mura medievali sulla vallata, la Valle dell'Iri. Era un avamposto di difesa. Il paese ha cambiato nel corso degli anni numerose volte nome, passando dall'originaria Castelluccio a Castelluccio dei Boncompagni, Castelluccio di Sora e infine Castelliri nel 1878. Questo è il motivo per cui gli abitanti del nostro comune si chiamano Castellucciani e ancora oggi in dialetto il nome del paese è Castelluccio. Il nostro comune oggi vanta, diciamo, nel panorama sociaro notevoli primati. Ha un'importante zona industriale nel settore aeronautico, nel settore della siderurgia, e è particolarmente conosciuto per le attività turistiche che si svolgono a Castellini, specie durante l'estate. Tra le varie manifestazioni che
Tra l'altro hanno portato nel nostro comune Giulio, hanno portato nel nostro comune Lanzarene, tanti anche di voi. Abbiamo Tarantellini, il festival di musica popolare, anche noi puntiamo a mantenere viva la tradizione musicale. Abbiamo Ridi Ciociaria, un festival del divertimento, e tante altre manifestazioni organizzate dal Comitato dei Festeggiamenti del Santissimo Crocifisso e di Santa Maria Salome. È la quarta volta che ho il piacere di visitare il Canada. La prima fu nel 1997, quando io, membro della banda musicale, venni per la prima volta a Toronto a fare il primo scambio culturale. E da allora ho avuto modo di apprezzare il vostro grande paese, una nazione che, grazie all'impegno soprattutto di molti italiani e mi permetto di dire di tanti sociali, è diventata una grande potenza nel mondo. In particolare, voi sociali vi siete sempre contraddistinti come uomini di successo in ogni ambito delle attività sociali, dalla politica, il business, la religione, lo sport. Insomma, ovunque si parla bene del Canada, c'è di mezzo qualche cognome italiano, qualche cognome sociale. E questa grande nazione, così ben organizzata, deve essere un esempio per noi e per tutto il mondo. E è proprio l'organizzazione del Canada, insieme al cuore verace di noi genti sociale, che ha creato questa meravigliosa struttura, il Social Club di Windsor. Un esempio straordinario di mutualità, di assistenza, di solidarietà. Un punto di riferimento per tutti gli emigranti, specie della sociaria, che tanti anni fa hanno lasciato la loro casa e che qui dentro continuano a sentirsi legati alla terra di origine. Vi posso garantire che quando si entra all'uscio di quella porta ci si sente a casa. Questo ve lo dice una persona che ha fatto molte migliaia di chilometri per essere qui stasera con voi. Avete creato un ponte virtuale che unisce le nostre terre, seppur separate da migliaia di chilometri di mare e di terra. Riuscite a tramandare in maniera encomiabile la tradizione delle genti sociali. È un vanto questo club per tutta la sociaria. Per me questa è un'esperienza che rimarrà impressa nel cuore, con caratteri scritti col fuoco e che nessuno potrà farmi mai dimenticare. E credo di poter dire che anche per ciascuno dei componenti della banda che ho volutamente portato con me, la cosa sarà indimenticabile. Questa è un'esperienza indimenticabile davvero. Una banda che è il fiore all'occhiello della cultura del nostro comune, con oltre 140 anni di attività ininterrotta nella storia. Permettetemi di dire una cosa, l'aver ottenuto il riconoscimento di Comune dell'Anno qui al Social Club di Windsor per il sottoscritto è il compimento di una importante operazione di marketing territoriale, un'operazione che voleva portare in alto il nome di Castellini, del proprio comune, che è iniziata con la creazione di Tarantellini del Festival di Musica Popolare di cui vi ho detto prima, che è andata avanti con la possibilità di essere stati in televisione grazie alla trasmissione Borghi d'Italia, che hanno visto anche qui oltreoceano e che ha rappresentato tutto ciò che di bello c'è nella nostra terra. Ed oggi con l'ottenimento del premio del Comune dell'Anno qui al Social Club di Windsor. Ci avete dato la possibilità di portare in alto il nome di Castellini, una piccola stella che splende in tutto il mondo. Vi sarò eternamente grati per quanto avete fatto e state facendo per noi. Vi invito, chiunque di voi possa venire a Castellini a raggiungerci presto, per poter ricambiare nel modo migliore la vostra gentile ospitalità. Vi porterò e vi porteremo sempre nel cuore. Vi dico una cosa con tanta sincerità, mai come oggi sono stato fiero di essere un castellucciano, mai come oggi sono orgoglioso di essere un ciociano. Grazie a tutti, buona serata. Grazie signor Sindaco, parole importantissime, parole ben precise che scaturiscono da un cuore sincero. Grazie ancora dell'onore che ci avete dato a noi. Se mi permettete
ancora un secondo, ho anch'io qualche piccolo ricordo da lasciare. Presidente Giulio Malandruccolo, a Giulio Malandruccolo, presidente del Social Club di Windsor, con immensa stima e riconoscenza per aver scelto Castellini comune dell'anno 2014. Vicepresidente Nazareno Conte, alla rappresentante del governo canadese Jeff Watson. Vice console del governo italiano, la signora Liliana Scotti Busi. Sindaco della città di Tecumseh, Gary McNamara. Gli amici di Toronto, Santino Carinci e Vittorio Scala, che mi raggiungono velocemente, grazie.